18, una sezione di due MAS al comando del capitano di corvetta Luigi Rizzo lasciava il porto di Ancona, dirigendosi verso l'isola di Premuda, dove avrebbe dovuto effettuare un normale pattugliamento allo scopo di accertare la presenza in zona di campi minati. Durante le operazioni, le unità intercettarono la potente squadra navale austriaca composta da due corazzate, un cacciatorpediniere e sei torpediniere, che, uscita dalla base nemica di Pola, stava dirigendo verso il canale di Otranto. Ebbe così inizio l'azione, nel corso della quale, a conclusione di un attacco condotto con incredibile audacia e grande perizia, il comandante Rizzo silurò ed affondò la corazzata Santo Stefano. A Luigi Rizzo, già decorato con medaglia d'oro al valor militare per aver forzato, sei mesi prima, il porto di Trieste affondandovi la corazzata Wien, venne attribuita per questa impresa una seconda medaglia d'oro. A Premuda, Rizzo risolse, senza saperlo, un problema ben più importante dell'affondamento di una singola nave, poiché l'impresa modificò profondamente l'attuazione di un piano politico e strategico che avrebbe portato le forze austriache, con ogni probabilità, ad ottenere la supremazia navale in Adriatico e forse nel Mediterraneo. La flotta austriaca, infatti, si trovava in mare nell'estremo tentativo di uscire da una lunga ed umiliante situazione di inerzia. Il piano dell'ammiraglio Horthy era chiaro: attaccare all'improvviso le unità di vigilanza nel canale di Otranto e le forze leggere di protezione italo-franco-inglesi, distruggendole prima che la parte più consistente della flotta alleata, concentrata a Taranto e a Corfù, potesse intervenire. I siluri di Luigi Rizzo, colpendo un'importante aliquota delle forze austriache e facendo crollare l'elemento sorpresa, troncarono l'impresa sul nascere, costringendo la flotta austriaca a rinunciare definitivamente all'ambizioso progetto. L'azione di Premuda convinse inoltre definitivamente gli alleati a lasciar cadere la questione relativa all'istituzione dei comandi navali in Mediterraneo, lasciando il totale controllo dell'Adriatico all'Italia. Ammirato dall'azione messa in atto da Luigi Rizzo, il comandante in capo della Grand Fleet inglese, ammiraglio David Beatty, fece giungere all'ammiraglio Cusani Visconti Botta Adorno, comandante in capo dell'Armata Navale del Basso Adriatico, il seguente telegramma. La Grand Fleet porge le più sentite congratulazioni alla flotta italiana per la splendida impresa, condotta con tanto valore e tanta audacia contro il nemico austriaco. L'impresa di Premuda rimase un fatto poco noto alla grande massa del popolo italiano, fino a quando la data dell'azione scelta come giornata della Marina Militare. Il ministro della difesa, senatrice Roberta Pinotti, accompagnata dal capo di stato maggiore della difesa e dal capo di stato maggiore della marina, fa ingresso sul luogo della cerimonia. Banda musicale, il reparto d'onore e le rappresentanze della Marina Militare fanno ingresso in piazzale con manovra di formazione. Thank you.
Schieramento, riposo! La bandiera della Marina Militare e delle Forze Navali fa ingresso sul luogo della cerimonia. Schieramento, attenti! Onori alla bandiera! Il ministro della difesa si accinge a passare in rassegna lo schieramento. Bandiera della Marina Militare delle Forze Navali, banda musicale della Marina Militare, reparto d'onore e rappresentanza del personale pronti per la rassegna. Schieramento, riposo! Si dà lettura del messaggio augurale del Presidente della Repubblica alla Forza Armata in occasione dell'anniversario dell'impresa di Premuda. Schieramento, attenti! Le donne e gli uomini della Marina Militare rappresentano il volto moderno di quell'Italia che, consapevole della propria storia e della propria civiltà, si fa carico con alto senso di responsabilità della missione di contribuire a salvaguardare la pace, la sicurezza e la dignità umana. Nel giorno della vostra festa rivolgo il primo pensiero alla memoria del sacrificio dei tanti marinai caduti nell'adempimento del dovere, testimonianza preziosa dei valori che ispirarono la Forza Armata. La Marina Militare ricorda oggi l'impresa coraggiosa di Premuda,
fatto eroico che contribuì all'affermazione italiana sui mari nel corso del primo conflitto mondiale. Alla sua gloriosa bandiera rivolgo il mio omaggio. In questa giornata un pensiero speciale va ai fucilieri di Marina, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. A loro e alle loro famiglie esprimo la vicinanza e la solidarietà del paese intero. In questi anni la Marina ha dimostrato di saper operare a livello di eccellenza, affrontando con rigore, capacità e senso di umanità le difficili sfide poste dalle crisi internazionali nel Mediterraneo e nei teatri più lontani. In particolare, l'abnegazione, la professionalità nell'affrontare l'estenuante e tragica situazione dei flussi migratori via mare costituiscono un vanto per voi e per l'Italia intera. Vi siete conquistati l'ammirazione internazionale. La comunità nazionale è orgogliosa e riconoscente. Interpretando i sentimenti degli italiani, rivolgo a voi tutti, personale militare e civile della Marina, e ai vostri familiari il saluto più intenso, unito al ringraziamento per lo straordinario esempio di lealtà, dedizione e di professionalità che date ogni giorno col vostro operato. Viva la Marina Militare, viva le Forze Armate, viva l'Italia! Schieramento, riposo! Prende la parola il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio di squadra Giuseppe De Giorgi. Schieramento, attenti! Riposo. Schieramento, riposo. Signora Ministra della Difesa, nel porgerle il deferente saluto della Marina Militare, desidero esprimerle la nostra viva riconoscenza per aver voluto accogliere l'invito a presenziare ancora una volta la festa della Marina, nella quale celebriamo l'impresa di Premuda. Sono altresì lieto di estendere il grato saluto della Marina al signor Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, ai Sottosegretari della Difesa, al signor Capo di Stato Maggiore della Difesa, ai capi del Stato Maggiore delle Armi Sorelle e ai comandanti generali, alle autorità politiche, religiose, civili e militari, ai rappresentanti della stampa e a tutti coloro che hanno voluto onorarci con la loro presenza. Nella odierna fausta ricorrenza che celebriamo ricordando in primo luogo i nostri gloriosi caduti, sono lieto di far giungere a tutti voi, ufficiali, sottufficiali, graduati, marinai, funzionari, impiegati e maestranze dei nostri arsenali, sino al personale dei più piccoli ma non meno importanti sorgitori minori, il mio fervido, affettuoso saluto, insieme ai sentimenti della più profonda gratitudine per la diuturna dedizione con cui assolvete al vostro dovere. La vostra laboriosità, la serietà di intenti che ispira e anima la vostra opera e la sicura fedeltà alle istituzioni sono ben note al nostro Paese, il quale per volontà del Governo e con il consenso del Parlamento ha concesso alla Marina un importante finanziamento pluriennale per avviare il rinnovamento della flotta, che ne sono certo troverà il suo completamento nell'ambito dello sviluppo del Libro Bianco e della conseguente definizione di uno strumento militare bilanciato e rispondente alle reali minacce e alle sfide che dovremo affrontare nel prossimo decennio. E su questo tema vorrei cogliere l'occasione per esprimere la gratitudine della Marina a lei, signora Ministro, al Governo tutto e al Parlamento per l'impegno profuso nel mettere la Marina in condizioni di continuare ad adempiere in modo significativo e credibile i crescenti e diversificati compiti di difesa e sicurezza marittima che, come appare con quotidiana tragica evidenza, sono sempre più rilevanti per la sicurezza e la prosperità della nazione. È questo un riconoscimento molto importante e impegnativo che deve spronarci nel proseguire la nostra opera costantemente ispirata da quegli ideali di dedizione al dovere, di disciplina, di lealtà e di rettitudine che sono da sempre patrimonio prezioso dei marinai d'Italia,
così come ci mostrano ogni giorno i nostri equipaggi di mare, in cielo e in terra, e fra tutti, specialmente Capo La Torre e Capo Girone, le loro stoiche famiglie, a cui va il più affettuoso abbraccio della Marina tutta. Il nostro impegno non si può tuttavia fermare ai mezzi, ma con eguale convinzione è dedicato al miglioramento delle condizioni di vita del personale, spesso difficili per problemi logistici ed economici. In questo settore, così vitale per la prontezza al combattimento della Forza Armata, garantisco il mio impegno in sinergia con gli organi di rappresentanza della Marina, a cominciare dal tema degli alloggi, della riduzione del pendolarismo, della progressione delle carriere dei graduati e dei sottufficiali, solo per citarne alcuni. Certo, del determinante appoggio del Capo di Stato Maggiore della Difesa, del signor Ministro e del Governo, così come è accaduto per la risoluzione del problema dello sblocco stipendiale. In occasione dell'odierna celebrazione, così significativa e cara al cuore di tutti noi, desidero inviare un grato pensiero al personale delle componenti marittime della Guardia di Finanza, dei Carabinieri, della Polizia e degli altri corpi che insieme agli equipaggi della Squadra Navale e delle Capitanerie della Marina Militare affrontano ogni giorno il mare con ogni tempo, al servizio della Nazione e a testimonianza dei valori e dei principi morali a cui si ispira la nostra millenaria civiltà. Desidero infine far giungere il beneaugurante pensiero della Marina e mio alle vostre famiglie, ai marinai in congedo, ai fratelli della Marina Mercantile e al popolo tutto, di cui ci sentiamo genuina espressione e della cui sicurezza sul mare dedichiamo la nostra tenace quotidiana fatica. Onore a voi, miei fratelli e sorelle marinai. Onore a voi, coraggiosi e generosi compagni d'arme, dal profondo dei nostri cuori. Viva la Marina! Viva l'Italia! Urrà! Prende la parola il Capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Claudio Graziano. Schieramento, attenti! Grazie, dia pure il riposo. Schieramento, riposo! Signor Ministro, a nome delle Forze Armate e mio personale, mi unisco alle parole dell'ammiraglio Di Giorgi per ringraziarla di cuore per essere ancora oggi qui alla celebrazione della festa di una forza armata, per la sua partecipazione a questa giornata e in questa occasione anche per ringraziarla della sua leadership in un momento di cambiamento importante per le forze armate in cui ci troviamo ad affrontare sfide nuove e sempre più complesse che richiedono una sinergia interministeriale, interforze e di sistema non soltanto paese ma internazionale che richiede una guida ferma e che si riscontra anche nella presenza dei sottosegretari alla Presidenza, dei sottosegretari alla Difesa e di tutti i capi di Stato Maggiore delle Forze Armate, sorelle e dei comandanti generali delle altre Forze Armate. Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri, Guardia di Finanza rappresentano uno strumento coeso e rappresentano qui l'impegno italiano all'estero, l'impegno militare italiano all'estero che non poco prestigio ha consentito di guadagnare al nostro paese. Saluto la bandiera di guerra della Marina e delle Forze Navali che raccoglie le tradizioni di gloria di questa antica Forza Armata che anch'essa è nata con l'Unità d'Italia ma che trae le sue origini dalle Marine Sarde e delle Due Sicilie principalmente e che oggi celebra non soltanto a ricorrenza della sua festa i 100 anni dall'ingresso dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale. Non è la data della battaglia di Premuda che è il 1918, ma è la partecipazione sicuramente della Marina alla Grande Guerra, i 70 anni dalla fine della Guerra di Liberazione a cui la Marina ha partecipato a pieno titolo, in particolare visto che davanti a noi è schierato San Marco, l'ho già ricordato, proprio con un reggimento del San Marco nell'ultima fase della guerra schierate insieme alla divisione al gruppo da combattimento Folgore, quindi in uno spirito già di intensa comunanza di intenti interforze. E veramente l'altissimo contenuto simbolico dell'episodio di Premuda
si trasmette in questa celebrazione, collegando il passato con i valori e le tradizioni insieme all'ammodernamento, in uno spirito unitario che è quello che ci serve per tramandare da quelle gesta la forza e il significato per continuare ad operare nell'interesse del Paese. Ed in questo certamente dobbiamo ringraziare per questo patrimonio di tradizioni e valori anche l'Associazionismo Militare, l'Associazione Marinai d'Italia, che oggi è qui presente. Di fronte alla bandiera esprimo il mio cordoglio per tutti i caduti delle Forze Armate e in particolare per quelli della Marina e per i familiari dei nostri caduti e dei nostri feriti, a cui va il nostro abbraccio affettuoso. E in questo momento certamente mi associo nell'estendere ai nostri due fucilieri di Marina del San Marco, Capo La Torre e Capo Girone, la solidarietà di tutte le Forze Armate per l'atteggiamento onorevole che hanno mantenuto in questi anni. Oggi, come abbiamo detto, è una ricorrenza importante, in un momento di grande trasformazione, di grandi cambiamenti, in cui la Marina, al pari delle altre Forze Armate, è impegnata in modo significativo a tutela della pace e della sicurezza in moltissimi teatri di operazioni. Ed in particolare, certamente, l'impegno si estrinseca nelle operazioni aeronavali nel Mediterraneo centrale, nel controllo dell'immigrazione, nel salvataggio a mare e nella protezione delle linee di comunicazione da quelle che sono le minacce nuove che si aggiungono a quelle tradizionali, che vedono l'Italia nel Mediterraneo in prima schiera e certamente più toccata di altri paesi da una minaccia globale che si estende e che ha effetti destabilizzanti sugli altri paesi. La Marina da sempre sta operando, da quando sono iniziate le operazioni di pace, in modo significativo, dal contrasto al fenomeno della pirateria, alla lotta al terrorismo, al supporto umanitario a popolazioni in difficoltà, alla protezione dell'ambiente marittimo, fino ad arrivare al concorso, al dispiegamento delle entry forces come è avvenuto in Libano, in cui la forza navale ha consentito il dispiegamento proprio al comando dell'allora ammiraglio di divisione De Giorgi, e lo so bene io perché poi ero andato a terra a comandare UNIFIR. Tutto questo configura un modello che è quello di trasformazione, il modello ricercato e previsto con la definizione del Libro Bianco per la sicurezza e la difesa, recentemente emanato la difesa e che troverà nei prossimi mesi attuazione, che vuol proprio rispondere a nuove radicate e mutate esigenze di sicurezza che già 15 anni fa, 20 anni fa avevano fatto determinato il passaggio al modello professionale e all'integrazione interforze, che oggi che vedono i nostri militari impiegati in coalizioni molto grandi di 30 paesi e sicuramente interconnesse, richiedono una gestione centralizzata, una proiezione con visione unitaria, ma nello stesso tempo di esaltare le capacità specifiche di ogni paese, di esaltare le capacità specifiche delle sue componenti. E certamente la Marina Militare Italiana in questi anni ha guadagnato una reputazione davvero di straordinario livello in ambito internazionale. Lo si vede nel credito che ci viene riconosciuto, lo si vede oggi e dobbiamo certamente ricordarlo nell'attribuzione all'Italia del costituito comando operativo per le operazioni nel Mediterraneo europeo e nel Mediterraneo a Centocelle, operazione che è stata stabilita il 18 di maggio e che attende il via definitivo nelle prossime settimane. Ci auguriamo che possa contribuire davvero alla soluzione del problema della migrazione e al problema della sicurezza nel Mediterraneo. Un ammiraglio italiano al comando di questo comando, e questo rappresenta un riconoscimento delle capacità militari italiane, come lo rappresentano i numerosi comandi di teatro che sono in questo momento affidati a degli ufficiali italiani. La storia e le tradizioni hanno sempre caratterizzato le attività della Marina Militare. Oggi esiste l'esigenza di continuare a mantenere questa forza,
di continuare a trasmettere questa forza, di rimanere coesi in questo momento per offrire al Paese un esempio di saldezza, un esempio di dignità. Certamente abbiamo attraversato un periodo economicamente complesso per tutta l'Europa, che è riverberato in Italia nella disponibilità di risorse non sempre sufficienti. Noi dobbiamo cercare di costruire al meglio uno strumento adeguato, uno strumento con le risorse che sono disponibili, ma garantendo al nostro personale, garantendo al nostro sistema l'efficienza, la sicurezza e la stabilità per operare. Anche questo è ricercato attraverso il Libro Bianco, anche questo rappresenterà l'impegno centrale mio, quale Capo di Stato Maggiore della Difesa, di cui risponderò al Governo. E in questo certamente sarà fondamentale il contributo di ciascuna Forza Armata, il contributo dell'istraordinario personale della Marina Militare che con tanta professionalità sta tutelando la sicurezza internazionale sui mari, con capacità di integrazione e con capacità soprattutto di gestire forze internazionali in un sistema di sicurezza globale in cui il nostro Paese merita un ruolo, il ruolo che la posizione geografica gli attribuisce. Quindi l'invito a tutti di mantenere inalterate le proprie risorse etiche, morali, intellettuali, ma soprattutto l'orgoglio profondo dell'uniforme e di quello che voi siete e oggi rappresentate per il Paese. Ufficiali, sottufficiali, graduati, marinai, allievi, personale civile della Marina, nel rinnovarvi il più sincero ringraziamento per quanto avete fatto e per quanto dimostrato ogni giorno di sapere fare, auguro a tutti voi ogni fortuna e vi giunge il caloroso augurio di tutte le Forze Armate. Viva la Marina Militare, viva le Forze Armate, viva l'Italia. Prende la parola il Ministro della Difesa, senatrice Roberta Pinotti. Schieramento, attenti! Comandante, dia pure riposo. Schieramento, riposo! Generale Graziano, ammiraglio De Giorgi, autorità, gentili ospiti, celebriamo oggi la giornata della Marina, tradizionalmente fissata nell'anniversario della straordinaria impresa del comandante Luigi Rizzo e degli equipaggi dei due MAS che il 10 giugno del 1918 inflissero un colpo mortale alla Marina da guerra austro-ungarica. E proprio a proposito degli eventi della Grande Guerra sul Mar Adriatico, solo pochi giorni fa sono stata a Barletta, città che fu cannoneggiata dalla Marina austro-ungarica durante le prime fasi del conflitto e che fu salvata dalla prospettiva di ulteriori distruzioni solo dalla pronta reazione della nostra Marina. Tornando allo scontro di Premuda, di cui ricordiamo oggi l'anniversario, tutti gli storici concordano sul fatto che, da un punto di vista militare, si trattò dell'impresa perfetta. In uno scontro assolutamente sproporzionato a suo sfavore in termini di forze in campo, Rizzo riuscì, senza alcuna perdita tra i 14 marinai dei due MAS, ad affondare una grande corazzata nemica e a danneggiarne un'altra. Ma questo fu solo l'aspetto tattico della vicenda. Dal punto di vista strategico, come sappiamo, quell'impresa fu il punto di svolta nella nostra prima guerra mondiale sul mare, che fiaccò il morale austriaco in maniera definitiva, consegnò all'Italia il dominio sull'Adriatico proprio in concomitanza con le grandi battaglie terrestri sul Piave e gettò, insieme ad esse, le basi per il successo finale della nostra giovane nazione sul grande impero austro-ungarico. Non mi voglio però dilungare troppo, pur nel quadro delle attuali rievocazioni della Grande Guerra, sugli aspetti storici di quella vicenda. Ciò che voglio sottolineare, prendendo proprio spunto dall'impresa di Premuda, è il fatto che quel successo militare fu il prodotto di tre fattori militari fondamentali, la cui importanza è la stessa ora come allora: soluzioni tecnologiche innovative, strategie e procedimenti di impiego efficaci, capacità di leadership e preparazione professionale. Questi tre fattori, queste tre dimensioni del sistema militare che la Marina Militare seppe dimostrare così efficacemente ed armonicamente a Premuda, devono essere e sono delle priorità assolute anche per la difesa italiana del terzo millennio. Per fare un paragone con una delle principali novità, non solo militari, del terzo millennio, i MAS di allora sono, potremmo dire, i droni di oggi.
Non possiamo come nazione rinunciare a perseguire e mantenere un margine di superiorità tecnologica che consenta alle nostre forze armate di garantire la sicurezza degli spazi euroatlantici e la stabilità internazionale, con piattaforme e sistemi terrestri, marittimi, aerei, spaziali, subacquei e cibernetici all'avanguardia. Inoltre, di fronte a minacce a scenari operativi complessi, mutevoli e globali, inclusivi di una gamma sempre più ampia di attività umane di dimensioni sociali, anche le nostre strategie e le nostre dottrine di impiego devono essere quanto mai flessibili, adattabili, onnicomprensive, innovative e perfettamente attagliate ai contesti in cui possiamo essere chiamati ad operare per massimizzare la reale operatività del nostro strumento militare. Infine, come dicevo, ma non in un ordine di importanza, dobbiamo sottolineare il fattore leadership e preparazione professionale, ovvero l'elemento umano in tutta la sua centralità. A questo proposito desidero citare un aneddoto, forse sconosciuto ai più, che riguarda lo stesso Luigi Rizzo. Per l'azione di Premuda, Rizzo e il guardiamarina Aonzo, il comandante dell'altro MAS, ricevettero la medaglia d'oro al valor militare e gli altri 12 marinai dei due equipaggi la medaglia d'argento, insieme ad altri onori, tra i quali anche un pranzo offerto loro proprio dal re Vittorio Emanuele III. In quell'occasione, entrando nella sala da pranzo, Rizzo si avviò verso il suo posto a capo tavola, attorno alla quale sedevano varie personalità e autorità di alto rango. Lui però chiese dove fossero i suoi uomini e gli fu risposto che erano stati sistemati in una sala attigua. Rizzo replicò allora, rimanendo in piedi: «Se rendete onore a me, lo dovete rendere ancora di più ai miei equipaggi», e si allontanò, seguito da uno scroscio di applausi. Fu così che tutti si alzarono e fecero posta a quei 12 giovani che avevano, senza ancora saperlo, cambiato il corso della grande guerra sul mare, grazie a sistemi d'arma innovativi, anche se di piccole dimensioni, a procedure operative nuove ed efficaci e a grande coraggio, leadership e capacità personali. Tre fattori, peraltro, tenuti in grande considerazione anche nell'ambito del recente Libro Bianco per la Difesa, che vi dedica ampio spazio. È un documento in cui credo fermamente, come sapete, e i cui obiettivi potremo conseguire con pieno successo se ciascuno di voi, anzi se ciascuno di noi, saprà identificarsi e sostenere convintamente questo grande processo di rinnovamento e di evoluzione delle istituzioni militari che abbiamo avviato proprio tramite il Libro Bianco. Non ho dubbi che le donne e gli uomini della difesa di ogni ordine e grado, militari e civili, si dimostreranno pienamente all'altezza degli impegni che questo processo richiede a ciascuno di noi. Sono innumerevoli le dimostrazioni che ho avuto in tal senso da quando mi occupo di difesa, e cioè da ormai molti anni. E sono lieta e orgogliosa che con grande significato simbolico, in occasione di questa giornata della Marina, siano conferite delle onorificenze particolarmente importanti, delle medaglie al valore, a personale della Marina Militare di oggi, che in continuità ideale con le medaglie conferite agli equipaggi di Luigi Rizzo evidenziano le immutate qualità e virtù del personale della Marina, umane e professionali, anche un secolo dopo quell'impresa di Premuda. Leggendo le motivazioni di queste e di altre medaglie che vengono concesse ai nostri marinai, ci troviamo di fronte ad una pluralità di comportamenti esemplari, che spaziano dalla neutralizzazione di terroristi alla liberazione di ostaggi, dalla protezione dei processi di ricostruzione di fragili entità statuali al soccorso in mare a persone in grave pericolo di vita. Peraltro, non è superfluo ricordare a riguardo che anche Luigi Rizzo ricevette la sua prima medaglia proprio soccorrendo un piroscafo e salvandolo da un naufragio qualche anno prima dello scoppio della Grande Guerra. Queste onorificenze che oggi tributiamo a personale della Marina Militare, così come quelle concesse nelle analoghe occasioni della festa dell'esercito, dell'aeronautica o dei carabinieri, sono il migliore esempio e la migliore dimostrazione di quale forza interiore, di quali virtù morali e militari animino le donne e gli uomini delle nostre forze armate, forze e virtù con le quali ogni impresa è possibile, ogni obiettivo è raggiungibile. E proprio a proposito di forza interiore e di virtù morali e militari, il nostro pensiero, il nostro abbraccio affettuoso, l'affetto, il sostegno va ai fucilieri Capo La Torre e Capo Girone, che tutta la loro forza d'animo e la loro militarità la stanno dimostrando quotidianamente da anni. Li ho sentiti poco fa, telefonicamente, tutti e due, e gli ho portato i saluti e gli auguri per questa festa, oltre che l'affetto che tutti noi ci sentiamo per loro.
Peraltro ci tengo comunque a sottolineare che la grande importanza attribuita, come ho detto, all'elemento umano del sistema difesa non deve portare nessuno a pensare che non sia tenuto nella giusta considerazione anche l'aspetto dell'acquisizione e dell'ammodernamento di piattaforme e sistemi per tutte le forze armate, sempre compatibilmente con le risorse rese disponibili. Solo forze armate moderne, versatili e pienamente interagibili in senso interforze multinazionale, infatti, possono consentirci di far fronte a tutti gli impegni operativi, sempre più numerosi, che vedono l'Italia in prima linea rispetto alla comunità internazionale, soprattutto nella tutela della sicurezza e della stabilità degli spazi euromediterranei, come gli eventi, insieme tragici e criminali, al largo delle acque libiche, ci testimoniano tragicamente quasi ogni giorno in tutta la loro gravità e la loro magnitudine. Basti pensare che nelle acque prospicienti la costa libica è attiva dallo scorso marzo l'operazione Mare Sicuro, con un dispositivo nazionale interministeriale nel quale la Marina è presente con ben 5 navi e nel cui ambito sono già stati arrestati 125 trafficanti di esseri umani. Ma è proprio sul concetto dell'integrazione interforze, interministeriale e multinazionale che desidero insistere. Oggi un'impresa paragonabile a quella di Luigi Rizza Premuda non sarebbe realizzabile in maniera efficace senza la pianificazione e l'impiego integrato e sinergico di risorse navali, aeree, satellitari e di forze speciali ed intelligence. E questa è la principale differenza nelle operazioni militari sul mare e non tra la Grande Guerra e i giorni nostri. Ed è per questo motivo che il Libro Bianco insiste così specificamente sull'integrazione interforze e multinazionale. D'altra parte, come potremmo chiedere all'Europa una maggiore integrazione anche a livello militare se al nostro interno non avessimo già forze armate nazionali integrate efficacemente e armonicamente ai vari livelli, da quello operativo a quello logistico, da quello infrastrutturale a quello scolastico, da quello dottrinale a quello addestrativo. Sui giornali di questi giorni, proprio in relazione all'anniversario dell'affondamento della corazzata austriaca Santo Stefano nella Grande Guerra, qualcuno ha scritto: oggi un'altra guerra è in corso e i nostri nemici sono i trafficanti di uomini. È proprio così. Oggi i nostri nemici sono i trafficanti di uomini e le vittime sono coloro che da essi non si possono difendere. Mercanti di morte capaci di organizzare addirittura nello stesso giorno 7 barconi e 8 gommoni pieni fino all'inverosimile, imbarcazioni di solo 15 metri con almeno 350 persone ammassate su ognuna di esse. Non ci credereste neanche se foste qui a vedere con i vostri occhi tutti scafi fatiscenti che abbiamo provveduto subito ad affondare, ha dichiarato proprio l'altro ieri il comandante dell'operazione Mare Sicuro, il contrammiraglio Pierpaolo Ribuffo, al termine di una delle giornate sinora più dure e impegnative della missione Mare Sicuro. Ecco perché, tornando alla celebrazione di questa giornata della Marina Militare, desidero rivolgere in questo giorno di festa un saluto particolarmente sentito a tutti quei marinai, donne e uomini, che questa festività la stanno vivendo impegnati in compiti operativi, spesso difficili, in mare, a terra o in aria, negli spazi nazionali, euromediterranei o anche molto lontano da essi. A voi va il pensiero grato e orgoglioso del vostro Ministro della Difesa e di tutti gli italiani. Siete voi che oggi portate avanti il testimone di Luigi Rizzo e di tante generazioni di uomini di mare. Siete voi che rendete vere le parole che furono dette in punto di morte proprio a Rizzo dall'amico e compagno d'armi Raffaele Paolucci. Tu non morirai mai, perché tu sei la storia della Marina Militare e la storia non si può cancellare. Viva la Marina, viva le Forze Armate, viva l'Italia! La cerimonia di consegna delle onorificenze da parte del Ministro della Difesa. È conferita la medaglia d'oro al valor di Marina al secondo capo Sebastiano Denaro. La decorazione è concessa con la seguente motivazione. Schieramento, attenti! Tornato in azione in territorio afghano dopo le gravi lesioni subite durante una precedente missione, nel corso di un durissimo scontro a fuoco contro forze ostili, nonostante le ferite riportate, incurante della sofferenza, con grande coraggio e sprezzo del pericolo, reagiva al nemico, esortando i componenti della sua unità
a non curarsi delle sue condizioni e a reagire all'offesa per non farsi sopraffare. Splendida figura di sottufficiale incursore, di elevatissime virtù militari, mirabile esempio di ardimento e coraggio. Con la sua azione in un contesto multinazionale ha contribuito ad accrescere il prestigio del reparto, della Marina Militare e della Nazione. Herat, Afghanistan, 2 ottobre 2010. Schieramento, riposo! È conferita la medaglia d'argento al valor di Marina al tenente di vascello Simone Venturini. La decorazione è concessa con la seguente motivazione. Schieramento, attenti! Ufficiale subalterno incursore, comandante di distaccamento, impiegato in un'operazione di antiterrorismo volta alla liberazione di ostaggi nella città di Herat. Guidava il proprio personale con indomito coraggio e audacia, adoperandosi senza alcun risparmio e timore. Con grande coraggio e slancio fronteggiava in prima persona gli elementi ostili, coordinando l'azione del suo distaccamento. La sua condotta, caratterizzata da ammirevole e indiscussa abilità professionale, portava alla liberazione di 31 ostaggi, tra cui 6 italiani. Magnifica figura e mirabile esempio di ufficiale, permeato dei più alti valori etici, che ha dato lustro al paese, alle forze armate e alla Marina Militare. Herat, Afghanistan, 3 novembre 2011. Schieramento, riposo! È conferita la medaglia di bronzo al valor di Marina al capitano di fregata Massimiliano Dosi. La decorazione è concessa con la seguente motivazione. Schieramento, attenti! Nel corso di una delicatissima operazione in territorio afghano, con grande coraggio e sprezzo del pericolo, pianificava e conduceva una brillante operazione finalizzata alla cattura di pericolosissimi elementi ostili, intenti a preparare attentati contro le forze di sicurezza afghane e alleate, con lo scopo di destabilizzare il delicato equilibrio della regione durante le elezioni presidenziali. Splendida figura di ufficiale di indiscusse virtù militari, di esemplare coraggio e abnegazione, che con la sua azione in un contesto multinazionale ha contribuito ad accrescere il prestigio del reparto, della Marina Militare e del Paese. Herat, Afghanistan, 16 agosto 2009. Schieramento, riposo! È conferita la medaglia di bronzo al valor di Marina al primo maresciallo Gianluca Azzori. La decorazione è concessa con la seguente motivazione.
Schieramento attenti! Nel corso di una delicatissima operazione, con grande coraggio e sprezzo del pericolo, conduceva brillantemente la bonifica di un edificio occupato da temibili elementi ostili, intenti a preparare attentati contro le forze di sicurezza afghane e alleate, finalizzati alla destabilizzazione del delicato equilibrio della regione durante le elezioni presidenziali. Splendida figura di sottufficiale incursore, esempio di coraggio e abnegazione, con la sua azione in un contesto multinazionale ha contribuito ad accrescere il prestigio del reparto, della Marina Militare e della Nazione. Herat, Afghanistan, 16 agosto 2009. Schieramento riposo. La bandiera della Marina Militare e delle Forze Navali lascia il luogo della cerimonia. Schieramento attenti. Onori alla bandiera. Schieramento riposo. Il ministro della difesa, senatrice Roberta Pinotti, accompagnata dal capo di stato maggiore della difesa e dal capo di stato maggiore della marina, lascia il luogo della cerimonia. Schieramento attenti. Onori al ministro della difesa. Schieramento riposo. I signori ospiti sono pregati di rimanere al proprio posto fino all'annuncio del termine della cerimonia. Il medagliere della Marina Militare lascia il luogo della cerimonia. Schieramento attenti. Onori al medagliere. Thank you.
Schieramento, riposo! La banda musicale della Marina, il reparto d'onore e le rappresentanze della Marina Militare lasciano il piazzale con manovra di formazione. Schieramento, attenti! Abbassamento!